belle, cioè, piccole considerazioni. Io sento due o tre volte, dico presidenti, che ringrazio a noi assessori per la nostra disponibilità, ma io dico che queste cose non vengono per caso, anche loro danno del suo, la loro modestia non fa mai a perdere le cose. La realtà è che quando si lavora in coppia e in sintonia tutto riesce alla grande. E devo dire questo anche da parte dell'amministrazione, che ci ha dato piena fiducia fin dal primo momento. E quindi grazie al sindaco Michelini e tutta l'amministrazione comunale. Perché fare, diciamo, certi lavori, mettere in moto una macchina organizzativa, come soprattutto sulle transenne, cercare di non disturbare tanto i commercianti, perché anche loro devono lavorare, quindi insomma è una cosa un po', sembra facile, ma al tempo stesso bisogna avere la pazienza, e quindi insomma non è stata una cosa semplice, però grazie a Dio anche questa è riuscita, credo poi il sindaco ce lo potrà confermare, è riuscita insomma abbastanza bene. Un'altra cosa importante che ci tengo a dire è l'amico Cesarini, che io dico è un grande collaboratore, forse lui è più esperto di me, anche qualche giorno più di me già, per cui vorrei sentire da lui che io posso essere un collaboratore suo in gamba. Insomma, questo non è per farci complimenti assolutamente, no, è per chiarire un po' la situazione che è stata vissuta quest'anno, soprattutto con il discorso di via Marconi, perché pure via Marconi siamo riusciti a fare insomma quello che meritava la pulizia delle piante, dietro veramente il suggerimento del grande aiuto del nostro sindaco qua esperto, quindi abbiamo seguito la procedura abbastanza leggera, senza danneggiare niente, lo spostamento dei vasi altrettanto, ieri è stato tutto prorogato come era prima, insomma che è passato il giorno dopo quasi non si è accorto di niente, e questo credo insomma che la città lo mirava e noi siamo stati in grado. Ripeto, non è che ci vogliamo fare nessun elogio, ma insomma è quanto era giusto fare, credo di aver finito. Ecco, i commercianti ci scusano, anche se qualcuno come si dice ha rubato un po', però insomma lì è passato tutto. Non ci dimentichiamo che venerdì a sera verso le 8:30 la famosa fagiolata, quindi fagioli, pomodori e dolcetti, vino rosso. Se tu vai in vino bianco se lo porto da casa. Grazie Vincenzo. Buon Paolo. Avete pazienza, io mi associo a quello che ha detto l'amico lì a fianco. Abbiamo collaborato, non tutti e due, ma di più. Io ho passato 4 anni assieme con Vincenzo e l'ho trascorso bene. Poi devo ringraziare il Presidente, il sodalizio, Sandro, due persone valide al 1000%, e tutti quelli che hanno collaborato con noi. Grazie.